Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Se vi state chiedendo che cosa succederebbe se unissimo The Escapist con la serie The Walking Dead, beh, la risposta la avrete sicuramente in questo gameplay. Questo, secondo me, è un pochino un modo per mischiare le meccaniche di Escapists dentro una storia già preconfezionata. Un gameplay meno severo di quello che era di Escapist base, che ripercorre tutta la storia di The Walking Dead. Iniziamo dalla base e iniziamo dall'ospedale Larison Memorial, dove Rick Grimes si ritrova dopo la sparatoria in cui si è trovato ferito. Vediamo le scene animate, la grafica del gioco non viene minimamente modificata, quella di Escapists o The Escapists, come vi è più comodo. Ci ritroviamo in ospedale. Questo primo livello ci vedrà imparare, familiarizzare con le meccaniche base del gioco ed è quello che andremo a vedere in questo gameplay. So che a voi il gioco è sempre piaciuto molto. Qua appunto lo trovo meno punitivo e un pochino più action, benché il crafting sia secondo me profondo quanto il gioco base. Andiamo a vedere. Noi ci svegliamo, il movimento è sempre col WASD, interagiamo col tasto sinistro e prendiamo jeans e maglietta, iniziamo a vestirci e muoviamoci all'interno della grafica di The Escapist. In questo ospedale in cui noi andiamo a perquisire i banconi. Poi sicuramente qualcuno di voi si sta chiedendo: continui The Escapist? Allora guardate, ho l'episodio 8 della stagione 2 da pubblicare. Poi non credo, non lo so, cioè vediamo, nel senso lo trovo abbastanza ripetitivo, nel senso che rischierei di perdere molto tempo nella realizzazione dei video e di giochi da farvi vedere ne ho veramente tantissimi, quindi non lo so. Premetto, lo guardate in tantissimi, sono tantissime visual per me, questo sono sincero, ve lo dico, ma come vi ho detto, a me non interessano le visualizzazioni, so che piace a moltissimi di voi. Ma la volontà mia al momento è quella di mostrarvi tanti giochi nuovi. Poi non lo so, vedremo. Certo, comunque, magari poi ve lo dico con cuore aperto, voglio dire. Uscirà un gioco che vi prenderà ancora più di Escapist. Magari è un po' più semplice da giocare, un po' meno da dover fare tagli, riprendere e ogni gameplay magari non risulta noioso come quello di The Escapist. Volentieri. Ok, abbiamo trovato un libro. Ah, avete notato che il gioco è tradotto in italiano? Lo è completamente in italiano. Hai trovato un numero di The Walking Dead? Ok, va bene. È una cosa in più. Cosa da trovare? Tasto C, menu, dove abbiamo tutto. Oggetti bonus, vedete quello che abbiamo trovato. Il nostro profilo con la forza, la velocità e l'intelligenza. Se indossiamo uniformi, abbiamo il nostro diario, i nostri comandi. E la creazione la facciamo con questo più questo e creiamo con la federa più la saponetta, creiamo l'arma improvvisata. Adesso premendo E la equipaggiamo come arma e la possiamo usare con il tasto destro. Allora, prendiamo l'ascensore. Ding! È fatto modello fumetto, mi ricorda anche un po' Max Payne questa storia del fumetto, ma la grafica è quella di Escapist. Allora, andiamo a vedere. Tu, chi sei? Niente. Possiamo lootarli, gli zombie, tra l'altro. Ok, andiamo a colpirlo. Ok, lo stendiamo, lo lootiamo e raccogliamo carta igienica e due manganelli improvvisati. Prendiamo questo. Classico. Il gioco ci sta guidando, ovviamente, a... C'è il tasto per salire. Non sale in automatico, ma ci vuole il tasto... 1, 2, creiamo le tenaglie che andiamo a selezionare, classico, andiamo ad aprire la grata e ci saliamo nel condotto di aerazione. Abbiamo qua un altro zaino, andiamo a vedere, nella partita precedente non c'era, quindi lo apriamo e recuperiamo un nuovo numero che poi potremo andare a leggere dal menu apposito. Evviva, trovato il volume 2, vabbè.
Questo gioco non ha molte recensioni positive, devo dire, cioè perlomeno ne ha parecchie negative. E non capisco perché, perché è molto interessante secondo me. Allora, adesso apriamo la porta e ci troviamo davanti. Buondì! Via, via, via! Poi bisogna essere rapidi, se poi moriamo, ripartiremo comunque al punto lì da cui abbiamo iniziato ad aprire le porte. Comunque, andiamo, andiamo, usa! Ok, riusciamo a chiudere la porta. Vedete, è tutto molto guidato, c'è la storia da esplorare. Allora, premiamo il tasto. Ok, usiamo questo. L'arma corpo a corpo è l'altra, invece col tasto spazio o il tasto destro andiamo a puntare. E qua è quello che faremo. Non conta se colpiamo la testa o meno, ma conta che lo colpiamo. Raccogliamo la pala, tasto destro. Scaviamo qui. Ok, scaviamo di nuovo qui in modo da scavare in superficie e poi usciamo. Riequipaggiamo la nostra pistola dato che la nostra ascia è andata persa. Vabbè, facciamo un po' di sparatoria con i zombie, vediamo se riusciamo a farli fuori tutti. Non mi pare che abbia dei colpi limitati al momento la pistola, però non lo so. Blam blam, è fatto modello fumetto comunque. Non hanno niente addosso, almeno. No, mollalo che non mi interessa. Poi ti infetti. Vediamo un attimo che cosa troverà questo giro. Un nuovo numero, evviva, ho trovato il volume 4 di La forza del desiderio. Andiamo avanti e lasciamo finalmente l'ospedale e arriviamo alla fattoria. Rick, confuso e spaventato, si trascina avanti. Questa è una bella rievocazione della prima stagione. Eccoci. Dove poi qui c'è in realtà la moglie che se la faceva con Carl! Scusate, era troppo forte. Ero così preoccupato per voi, mi se la faceva con l'amico. Dopo aver incontrato uno straniero di nome Glenn, che invita Rick al suo accampamento, Rick rimane senza parole quando, contro ogni previsione, si riunisce con Lori. Va bene. Fattoria dei Green. Andiamo, abbiamo 5 fumetti da trovare qui. Sto per sparare. Rick decide di permettere al figlio Carl di unirsi a lui a Tyrese per una battuta di caccia nel bosco. Credo ci sia qualcosa là fuori davanti a noi. Porto Carl. Vi prego, non sparatemi, è stato un incidente, lo giuro. Chi è questo? Nella fattoria in cui lavoro abbiamo saltato. Bisognava aspettare, vabbè, ho saltato la storia. Comunque, adesso ci immergiamo per qualche minuto anche in questo secondo livello dimostrativo. Diciamo, è un pochino più limitata la libertà d'azione rispetto a degli escapist, perché qua non dobbiamo fuggire dalla prigione, ma dobbiamo fuggire dagli zombies. Appello del mattino. Spero tu riuscito almeno a riposare. Otis mi ha confermato che non è un incidente, ne credo. Non sei sveglio, presentati all'appello. Ok, qui è la meccanica classica. Presentiamo l'appello del mattino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Salve. Ok, routine quotidiana, vedete? Come leader del gruppo tiene bada a livello di pericolo degli erranti. Devi sempre presentarti all'appello, consumare i pasti e completare gli incarichi. Oltre a questo, devi seguire le routine quotidiane per occuparti dei tuoi compagni sopravvissuti e mantenere l'area da voi occupata dagli erranti. Ok, segui la freccia rossa per ogni routine. Ok, qui siamo fondamentalmente nella routine classica di Escapist. Devo fare un annuncio. Ragazzi, devo ammettere, mi stanno passando per la testa così tante opzioni. Questo che abbiamo, che sempre avremo. Vabbè, giusto. Pensate di guardare di nuovo la televisione o di andare in banca? No! Assolutamente no. Glenn, tu chi sei? Tu sei il mio preferito, secondo me. Dale. Glenn. Andiamo a prenderci il nostro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vabbè, beh, anche te.
Va bene, va bene. Abbiamo mangiato. Dai, dai, veloci, veloci. Non siamo sicuri. Non smettono di tornare. No, che non tornano. C'è certo che tornano. Le zombies. Mattina. Durante il giorno ci sono momenti in cui non hai il routine quotidiano. Ok, puoi familiarizzare con le aree circostanti. Infatti qua abbiamo questa sorta di coltivazione. Ma possiamo andare a rubare anche qua la cassa degli altri. Allora, ah, guarda, le lilie zombie sono tutti fuori. Abbiamo la lavanderia, abbiamo la libreria, abbiamo l'area svago. Adesso sono le 9, non succede nulla ancora. Vedete la minaccia zombie, i soldi che possediamo. Si può uscire, no, non si può uscire, c'è un altro campo, scusatemi. Posso prendere a pugni una carota? Un altro zaino, vabbè, comunque. Buongiorno, io voglio vedere anche i nomi della gente. Beh, si potrebbe apparire, ma non nel fienile direi che non è una grande idea andare a aprirlo adesso. Come va? Prendi lo zaino, bravo. Ok, ho preso una pistola. Perfetto, la equipaggiamo subito. Ok, abbiamo il turno in lavanderia, quindi dobbiamo anche qui lavorare in lavanderia come in prigione. La vita sembra che possa offrire cose diverse con questo nuovo stato, ma in realtà non è proprio così. Prenderli da qui. Scusate. Ok. La laviamo. Bianca è sporca. No, mi ricordo più come si fa. Ok, c'è solo una lavatrice. Eh no, solo due che funzionano alla volta. Mettiamo dentro alta biancheria. Appena qua finisce, ok, perfetto, perfetto, biancheria pulita, 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo finito il lavoro, buono, andiamo a pranzare e vediamo quello che succede qui. Un giorno tutto questo finirà. Lui si fa tutti i suoi discorsi da solo. Sì, va bene, va bene. Dai, mangiane un po', ma sì, dai, va bene, mangiamo. Avete già finito tutti, vabbè. Pomeriggio. Beh, io vado un po' a caccia di zombies, non so voi. Ah no, dobbiamo andare a accompagnare Herschel al capezzale di Carl. Siamo già saltati nella stagione 2 allora, ok. Herschel, abbiamo preso delle istruzioni per craftare una pala fragile. E abbiamo preso una pala fragile. Va bene, non me ne frega niente. Andiamo accompagniamo Herschel, Dale, lascialo lì che... Capezzale di Carl. Darci una mossa, no, Carl potrebbe morire. Ma no, Carl è qui. Ashel, come va? Posso fare qualcosa per aiutarti, Ashel? Il tuo ragazzo deve essere subito operato. Bisogna che procuri delle cose. E andiamo a prendere dagli zombie allora.
Sì, ho capito, ma non potevi andare a prenderle tu le cose per Carlo. Vabbè, andiamo a vedere. Forbici, mancette e un cuscino. Bene. Andiamo di là. È tutto molto guidato. Raccogli delle bende. Sono qui. Spero di non dover buttare via nulla. Ok, bende, abbiamo anche un uovo, una pietra, medicina, lima, ma ne frega niente. Abbiamo bisogno anche di un macete. Andiamo via il cuscino, allora non ce ne frega niente. Ok, andiamo di qua. Bene, abbiamo la nostra scrivania, le nostre stanze, prendiamo questo, abbiamo anche un trapano. Bene, adesso premici, ok, questo e questo, creiamo il kit medico. Adesso torniamo da Carl, non andiamo da Ashley. Devo dirvi, allora, un parere prima di concludere questo gameplay è che gli appassionati di The Walking Dead si troveranno veramente danno a nozze con questo gioco. Mentre gli altri magari non ci capiranno molto. Ok, dobbiamo tenere alto il morale. Fatti seguire da Asher e portalo al capezzale di... Ok, seguimi. Un po' come The Escapist. Gli altri ci seguivano, lui è molto contento perché gli ho fatto la kit da medico. Accompagniamo al capezzale qua e curiamo. Molto bene. E vediamo cosa è successo. Glielo togliamo sto proiettile. Ok. Sì, poi chi segue la serie sa di cosa stiamo parlando. Il fienile non è... Ok, congeda Ashen, perfetto. Allora dice, vai nel fienile. Ma certo che vado nel fienile. È un po' colpi di macete, cosa possiamo fare? Di rado mi fermo a riflettere su quello che succede, lo so. Ok, ricandiamo. Il fienile dove teniamo i defunti, lo so. In realtà... Avete visto la serie TV è molto più suggestiva la storia Allora, Ashel, vai con questo. Bravo, io uso la pistola. Esce a non morire, mi ha finito i colpi, merda. Ho paura, Rick, ascolta. Lo so che hai paura, anch'io ho paura, ma... No, dove vai? Esce! Addio. Hanno ucciso Esce. No, non hanno ucciso Esce, però... Ci stanno facendo la... Abbiamo i vaganti in casa. Ci hanno stordito anche noi. Ok, ragazzi, qua abbiamo è andata praticamente a... Non è andata proprio a buon fine. Questa scena l'abbiamo vista molto bene. Comunque, siamo di nuovo qui di notte. Appello del giorno 2 andremo a fare. Sono delle meccaniche un po' diverse. È guidato e non guidato. Cioè poi potremmo. Dobbiamo comunque sempre tenere la compagnia insieme. Quindi abbiamo sempre gli zombie che ormai sono ovunque. Quindi. Ah no, si stanno pestando tra di loro. Non sono zombie. Basta! Mi farebbe comodo avere un secchio. Me ne porteresti uno? Ok, va bene, perfetto. Ti recupererò un secchio. Tu che cacchio vuoi?
No, Eric, avere un chiodo, cosa vuoi fare con un chiodo? Forse, perché la moglie non è così. Tu invece cosa vuoi? Maggie. Hai visto un errante, mi ha preso una pila? No. E tu cosa vuoi ancora? Asher. Mi ha preso un secchio. Vabbè, sì, dai, perché sì. Bene, ragazzi, questo penso di avervi mostrato quello che potevo fare così come primo gameplay. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!